Allora, il customer care non è un gioco, però ormai il customer care e tutte le esperienze clienti, soprattutto in digitale, sono gamificate. E quindi quello che ci raccontava Fabio prima, quindi come si disegna una user experience, come si introducono degli elementi di ingaggio e di divertimento, di semplice piacevolezza nell'esperienza cliente, vengono moltissimo dall'industria del gaming. E questo sta influenzando anche il modo di lavorare di un'azienda come Vodafone, che a differenza magari di altre esperienze un po' che battono, insomma, che si orientano a servire clienti un po' più avanzati, in realtà serve tutta la popolazione italiana e quindi deve essere attenta a introdurre innovazione, ma innovazione usabile, facile e semplice per tutti. I nostri clienti, non ve lo racconto neanche, oggi lo sapete tutti, sono sempre connessi. Sono connessi in mobilità, vivono un'economia di esperienze ed è ancora più importante quindi riprodurre quelle esperienze semplici, divertenti, ingaggianti che trovano quando vivono il gaming anche nel customer care e nell'interazione che hanno con le grandi aziende. L'elemento, diciamo, che rende questa cosa ormai urgente e assolutamente indispensabile è la digitalizzazione. Qui vedete dei numeri che riguardano la mia azienda Vodafone e vi rappresentano, ogni mese abbiamo con i nostri clienti circa 70 milioni di interazioni. Di questi 70 milioni, ormai già il 90% avvengono in digitale. Quindi questa, tante volte ci lamentiamo del ritardo dell'Italia su tanti fronti, inclusa la digitalizzazione, ma in realtà i nostri clienti su tante cose sono già avanti, perché il 90% di questi clienti utilizzano i nostri canali digitali e qui lo vedete da questa slide, vedete la riga rossa, quello che ha fatto crescere in maniera esplosiva l'utilizzo del digitale in Italia è il mobile, è quella riga rossa che rappresenta l'utilizzo della nostra app My Vodafone. Per cui, quando ci siamo resi conto di questo trend, cosa abbiamo fatto? Abbiamo veramente provato a ripensare tutta l'esperienza cliente, mettendo proprio questa esperienza della nostra app al centro, introducendo anche, poi vi mostro, elementi di gamification. Quindi oggi, quando il nostro cliente scarica la no nostra app, in realtà si trova un oggetto che non serve soltanto a controllare il credito, a fare la ricarica, ma abbiamo cercato di rendere questa esperienza ricchissima, introducendo tantissimi aspetti dell'esperienza Vodafone per farne proprio un po' una piccola Vodafone a 360 gradi che il cliente può avere sempre in tasca. E abbiamo cercato proprio di utilizzare degli elementi del gaming che adesso vi mostro. Per esempio, abbiamo sorprese. I nostri clienti ricevono delle notifiche dove noi regaliamo loro dei giga, dei piccoli regali relativamente alla voce con un effetto sorpresa. E questo cosa succede? Grazie a questo il cliente poi torna sulla nostra app e continua a usarla sempre di più. E questo probabilmente qualcuno di voi l'ha utilizzato. Chiediamo al cliente di darci delle segnalazioni sulla rete, se il cliente non si trova bene con la nostra rete, ha percepito un'insoddisfazione relativamente alla performance, grazie proprio a questa app può con un clic segnalarci il problema e noi lo compensiamo con una piccola, di nuovo, gratificazione immediata, diamo una giornata di navigazione gratuita. E contemporaneamente questo è un grande esperimento di crowdsourcing perché noi grazie alla segnalazione del cliente, poi continuiamo effettivamente a migliorare la nostra rete. La registrazione era una delle cose classiche che vi dirà chi opera nel digitale, che la registrazione rappresenta un grandissimo ostacolo al utilizzo dei canali digitali. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo levata. Abbiamo il vantaggio che come operatori di telecomunicazione conosciamo il numero del telefono del cliente e quindi non c'è bisogno di chiedere di registrare, immediatamente il cliente apre la nostra app per la prima volta, non si deve registrare, la trova popolata con tutti i suoi dati. Cose molto semplici, ma come abbiamo sentito nelle presentazioni di prima, per favorire una penetrazione e un utilizzo degli strumenti, a volte basta un incentivo o un design che porta e favorisce l'utilizzo. È anche un'app più veloce, stiamo sperimentando i famosi chatbot, l'intelligenza artificiale, tutto questo sono dei piccoli elementi di novità che portano il cliente effettivamente a continuare a usare e divertirsi usando i nostri servizi e anche il customer care.
Abbiamo fatto anche degli altri esperimenti, proprio di gamification nel senso stretto. I nostri clienti del segmento giovani, quindi sotto i 30 anni, possono aggiungere servizi facendo una mossa di shakeraggio della propria app, e questo piace moltissimo ai ragazzi che shakerano e diventa anche un po' una cosa virale. Quindi sa cosa diranno di loro i genitori quando li vedono citare il telefono. Si chiama shake. Abbiamo introdotto, ogni tanto introduciamo dei piccoli giochi, facciamo dei quiz che servono ad educare i clienti sull'utilizzo della rete, che servono a spiegargli che cosa possono trovare in app, e diamo dei badge, dei piccoli premi. Quindi questo funziona benissimo, perché il cliente non solo impara meglio a usare i nostri servizi, ma ottiene anche dei piccoli reward. Quindi direi che è veramente un'esperienza di successo, e la gamification è una realtà anche in aziende come noi. Cosa succederà? Cosa stiamo cercando di fare sempre più? Di far sì che queste esperienze così semplici, se volete, divertenti, ingaggianti, non rimangano più soltanto all'interno della nostra applicazione, ma si estendano un pochino all'ecosistema esterno. E quindi vorremmo che, partendo dall'esperienza di Vodafone, il cliente riuscisse ad attivare anche altri servizi a valore aggiunto digitale con le stesse modalità semplici, interattive, ingaggianti. E vi mostro un video per farvi vedere un po' cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo in mente di fare. C'è sempre un po' di suspense, è voluta. Effetto sorpresa. Video, però naturalmente hai un minuto per concludere. Fantastico. Quindi è soltanto, insomma, una suggestione, non vi voglio raccontare tutto quello che facciamo, abbiamo fatto e faremo, però il punto secondo me chiave è che veramente, quando guardiamo all'esperienza, soprattutto in digitale, c'è una grandissima opportunità di ingaggiare molto di più i clienti, di farli partecipare anche in un processo a volte di co-creazione di quello che facciamo, e soprattutto di rendere tutte queste esperienze più semplici, più piacevoli e alla fine più di valore per i nostri clienti.